Anche Fratelli d'Italia ha votato a favore del taglio dei parlamentari sia alla Camera che al Senato, perché riteniamo che la politica in un momento di contingenza economica debba dare l'esempio e quindi favorire dei risparmi. Ora però bisogna garantire rappresentanza soprattutto per i territori più piccoli affinché la democrazia sia una democrazia completa. Infatti alcune province hanno lamentato questa criticità, c'è il rischio effettivo, si parla ad esempio sul Piemonte di Biella, di piccole province che non arrivino, abbiano accesso al Parlamento? Assolutamente sì, e per questo noi auspicavamo prima una discussione di una legge elettorale che garantisse la rappresentanza. Non è avvenuto questo, però nella legge elettorale che è in bozza del governo noi sicuramente daremo il nostro contributo per garantire i piccoli territori, territori senza rappresentanza, ma anche e soprattutto i piccoli comuni che spesso sono lasciati da soli, ma che sono il primo contatto diretto con i cittadini.